Sfida di ballo, parte seconda. Ciao ragazze! Cosa state facendo? Linina, basta così. Ci sarà pure un passo di danza che piaccia a tutte e due. Questo è ballare! Vediamo chi altro vuole assistere ai vostri bellissimi passi. Thank you.
attimo, un attimo! Roberto? Siete tutti dei ballerini davvero fantastici! Ciao! Scusi, dov'è il mare? Ciao, Ellie! Vai in spiaggia? Ah, a passare una giornata tranquilla sola soletta! Molto rilassante! Guarda! Più avanti c'è Pato. Ellie, credo che Pato voglia venire con te. Che dici, Pato? Non ti dispiacerebbe guidare? Molto gentile da parte tua. Tu cosa ne dici, Ellie? Calma, Pato. Ellie oggi voleva trascorrere una giornata tranquilla. Ah, sì, molto meglio. Thank you.
altri amici, Ellie? Beh, uno in più non può guastare, vero Ellie? E si parte tutti insieme! Succede, Nina? Oh, certo! Pato, sarà meglio che ti fermi! Anche tu, Pocoyo! Oh, bene, quello che ci voleva. Da che parte è la spiaggia? Di là! Molto bene, Ellie. Forse lui saprà dirci da che parte andare. Ma siamo tornati dove eravamo prima! Oh no! Un'altra volta! Finalmente! Che cominci il divertimento sotto il sole! Belli, non c'è niente di meglio che condividere questa magnifica spiaggia con i tuoi amici, vero? Anche se non è stato semplice arrivare a destinazione. Ciao a tutti! Everybody! Kitchen. We're going to give a big surprise to Caterpillar. With some flour and lots of fruit. We're going to make her a dessert with some vanilla. We're going to make a lovely fruit cake. It's the best cake that there is. Healthy and delicious. Fruit cake is really great. Pato prepares the apple for the cake. And Nina adds some tangerine to the
I frutti di bosco. Ciao ragazzi, che cosa state leggendo? Ricetta! Avete trovato qualcosa di buono? A quanto pare avete trovato la merenda perfetta! E come si fa? Kissy Bites! Ho capito. Ci servono dei frutti di bosco. Un attimo, che cosa sono i frutti di bosco? Kissy Bites e sacco soy si sosio. Ah! Sono prelibatezze che si possono trovare solo nel bosco meraviglioso! Va meglio. Credo che tu gli piaccia, Pocoyo. Secondo Nina, le bacche che si trovano più in alto sono quelle più buone da cucinare. Crescono in tutto il bosco. Forse per fare prima dovreste dividervi in due gruppi. Di partenza. Quei frutti di bosco sembrano squisiti. Ehi, Pocoyo, perché siamo venuti nel bosco? Ecco fatto! Lavoro di squadra! Pocoyo ha trovato le bacche migliori mentre stava saltando. Ah.
Siete pronti per cucinare? Avete trovato tanti amici simpatici per gustare questa fantastica merenda! Sul ghiaccio. Ciao, Pocoyo! Ciao! Ops! Oh, cielo, attento! Lì sopra si scivola, davvero! Potete dire a Pocoyo come si chiama quella cosa ghiacciata su cui si scivola? Ghiaccio! Già, è il ghiaccio! Pato sta pattinando sul ghiaccio. Perché non ci provi anche tu, Pocoyo? Bravissimo! Un pattinatore nato! I due campioni di pattinaggio mostrano di essere in ottima forma oggi! Uno stile davvero senza pari! Un sollevamento e... una trottola elicottero magistralmente eseguita da Pato, che plana sul ghiaccio in perfetto equilibrio. I due pattinatori danno prova di padroneggiare perfettamente lo stile e le figure. Wow, esecuzione perfetta! Stiamo ammirando due atleti al massimo della loro forma, ma dovremo attendere il responso dei giudici di gara. Il ragnetto gli dà un 10. Un bel 10 anche da Ronfottino. E il bruco... ma... 1? Ah, 10! Il massimo del punteggio per questi superbi pattinatori! Ed ecco qualcuno che tutti aspettavano di vedere, Ellie, una delle ballerine più eleganti del momento. Atletica, femminile, elefantesca, di certo una combinazione vincente. Ed eccola, fantastica! Una coreografia? Oh no, Ellie, è tutto a posto? Ah, ecco che Pocoyo e Pato accorrono ad aiutare Ellie a rimettersi in piedi. Oh, 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 oh. Ah, salve, Fred. Che dici? Che hai deciso che danzerai con un partner? E chi hai scelto? Una sega. Ma quale diavoleria avrai in mente adesso? Una balena! Beh, in genere non si vedono delle balene partecipare a gare di pattinaggio sul ghiaccio. Situazione alquanto insolita. Elevazione davvero notevole! E ora la presa! Sarà un vero spettacolo! Sono i giudici. Un 10 dal ragnetto. Ronfottino è ancora al lavoro. La pressione su questi giudici è senza dubbio notevole.
Tu cosa mi dici, Bruco? Un 10 dal Bruco! A questo punto dipende tutto da Ronfottino. Sembra abbia deciso. Ecco il suo voto! Una margherita con un cappello in testa e al volante di un'auto. Ma ecco di nuovo Ellie. Forse ha bisogno di un piccolo incoraggiamento per riprendere fiducia e tornare in pista. Bambini, mi aiutate a convincerla a ritentare l'impresa? Riprovaci! Ce la puoi fare! Ah, ecco che riparte! Molto bene! E... formidabile! Oh no! Oh, Pato è di nuovo spiaccicato sul pavimento! Ma eccolo di nuovo in piedi! Un papero davvero coraggioso! Ora però è Ellie che non vuole più pattinare. Sono certo che potrebbe diventare molto brava se un pattinatore esperto in gamba le desse una mano. Potreste dire a Pocoyo e a Pato chi può aiutare Ellie? Pocoyo e Pato! Sì, è un'ottima idea! Aiutatela! Che succede? Ah, sembra che Pocoyo e Pato stiano insegnando a Ellie a pattinare. Perfetto! Credo proprio che tu stia imparando a pattinare alla grande, Ellie! Molto brava! Evviva Pocoyo! Evviva Pato! E Ellie? Ma dov'è andata? Ehi, guardate qui! Uno spettacolo eccezionale di quelli che si vedono una volta nella vita! Ellie aveva solo bisogno di un piccolo aiuto per cominciare. Formidabile! L'elefantina rosa si è esibita in un numero senza precedenti. Ma sentiamo i giudici ed è... 3-10! Il massimo del punteggio! E 10 anche dai compagni di gara! Wow! Evviva Ellie! Evviva per gli amici che si aiutano! Ciao ciao! Alla prossima! Il nostro amico Pocoyo. Ciao Pocoyo. Ciao. Qualcuno sa dirmi con cosa gioca Ellie? Una bambola. Bambola. Eh sì, è la bambola preferita di Ellie. Secondo me, Ellie vuole che tu ti occupi un attimo della sua bambola, Pocoyo. Thank you.
Pocoyo, cosa stai facendo? Pocoyo, forse non dovresti lanciare in aria la bambola di Ellie. Pocoyo, calmati. Devi raccontare a Ellie cos'è successo. Forse all'inizio se la prenderà un po', ma poi ti perdonerà. Ellie, eccoti qui. Senti, Ellie, riguardo alla tua bambola. Sì, ecco. Oh cielo. Guardate, c'è Pato! Ellie? Pato? C'è qualcosa che dovreste sapere. E adesso che farai, Pocoyo? Bambini, potete aiutare Pocoyo a far sì che Ellie si senta meglio? Cosa deve dirle? Dimmi, Pocoyo, guardandoti indietro, non sei d'accordo che sarebbe stato meglio dire subito la verità? Salute, Pocoyo! È sempre meglio dire la verità agli amici! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Ciao, Pocoyo! Ciao, Pato! Ciao! Avete in programma un picnic oggi? Oh, ho capito! Che bella idea! Ellie adora i picnic! Oh, cielo! Ellie sembra diversa, non è vero? Sì, Ellie oggi ha proprio un aspetto diverso dal solito.
Qualcuno sa dire a Ellie come mai sembra diversa oggi? Ellie è piena di macchie! Su, 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 tranquilla, Ellie. Ti sarai presa una banale malattia, non preoccuparti. Pocoyo, Pato, non scappate da Ellie. Non c'è da preoccuparsi per le sue macchie. Ellie starà presto meglio se si riposerà restando a letto. Semplice. Credo che Pocoyo abbia un'idea. Oh, grandioso! Se hai bisogno di qualcosa, Ellie, basta che suoni quella campanella e Pocoyo e Pato verranno ad aiutarti. Bene, allora. Così voi due potete andare a fare il vostro picnic. Ascoltate, direi che Ellie ha bisogno di aiuto. Oh, credo che Ellie abbia sete. Ah, sì, ecco fatto. Ora, perché voi due non tornate al vostro... picnic! Oh, di nuovo la campanella! Chissà cosa avrà stavolta! Oh, vuole un milkshake alla vaniglia! Congelato al caramello e un ombrellino di carta in cima. D'accordo? Se ho capito bene, Ellie ha bisogno di un annaffiatoio, di uno skateboard, di una radio, di un telefono e di tante altre cose. Oh, Ellie, direi che stai meglio. Qualcuno sa spiegare a Ellie da cosa capiamo che sta meglio? Non ha più le macchie! Esatto, non ha più le macchie. Sono sparite! Credo che siano stanchi, Ellie. Sai com'è? Non hanno fatto altro che servirti tutto il giorno. Dove starà andando Ellie adesso? Sì, a quanto pare, alla fine i nostri amici faranno il loro picnic. Sono contento che partecipi anche Ellie. Voi no?
Evviva i picnic! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Oh, guardate, sono Pocoyo e Pato. Ciao Pocoyo! Ciao! Che giornata meravigliosa! E che bei palloncini! Dove state andando voi due? Ellie! Ah, capisco! Volete mostrare i palloncini a Ellie? Che divertimento! Ellie! Ellie! Oh cielo! Qualcuno sa dire a Pocoyo perché Ellie non risponde? Esatto, Pocoyo. Ellie sta facendo un sonnellino. Ottima idea, Pocoyo. Che bella sorpresa le farai quando si sveglierà. Oh no! I palloncini! Oh no! Ellie! Torna indietro! Mush, certo! E bravo Pocoyo! Ma dov'è finita Ellie? No, i palloncini! Svelti! Non fatela cadere! Hai forse un piano, Pato? Ottimo lavoro, Pato! Ma... Ah, e ora? Guardate dove sta andando Ellie! Pocoyo e Pato non ci arrivano! Un attimo, qualcuno sa dirgli dove sta andando Ellie? Contro l'albero! Sbatterà contro l'albero! Ronfotto? Ronfotto? Forse è meglio se lasci il tuo nido solo per un attimo. Sai com'è? Un'enorme elefantessa rosa si dirige qui su uno skateboard. Oh, è quasi arrivata!
Credo che Ellie voglia sapere perché l'avete lasciata dormire così tanto. D'accordo. Forse è meglio che ti spieghi tutto io, Ellie. Prima hai iniziato a fluttuare in aria, poi ti sei paracadutata a terra e per poco non cadevi, ma sei atterrata su uno skateboard e poi... Oh, beh... Almeno ti sei fatta un bel sonnellino, Ellie. E a noi hai regalato una grande avventura. Evviva Pocoyo! Ciao! Alla prossima! Lezioni di danza con Ellie. Guardate! È Ellie! È bellissima! Le facciamo un bel applauso quando finisce? Applaudite anche voi! Brava! Bravissima! E ora? Dov'è andata? Ellie, sei stata magnifica! Era veramente... Che cosa c'è? Oh, sì, la porta... Scusa. Ellie, sei stata semplicemente magnifica! Quelle movenze così eleganti! Diventerai di certo una grande ballerina un giorno! Beh, ovviamente tu danzeresti insieme ad altri ballerini! E ovviamente saresti tu la star! Una grande star! Beh, non sono così... Dove sta andando? Oh, certo! Attenzione, prego! Ellie ha una cosa da chiedervi. Che ne direste di entrare tutti a far parte del corpo di ballo di Ellie? Oh, sarà un bello spasso! Coraggio, si va! Sì, certo, un po' di riscaldamento. Ottimo! E uno, e due, e uno... Credo che Ellie vi stia dicendo di fare proprio come lei. Magnifico! Coraggio! Proviamo tutti! Provate anche voi! Che disastro! Elegante. Coraggio, proviamo tutti insieme? Oh, mamma mia! Oh, povero pato! Sì, certo. Certo, Ellie vuole che tu stia lì, pato, e lei volerà leggera fra le tue braccia. Più o meno. Cercano di fare del loro meglio. Non è colpa loro se non sanno ballare divinamente come te. Hai un'idea per un passo che potrebbero fare?
Vorresti che battessero le mani tutti insieme? Credo che Ellie voglia sapere se lo sai fare, Pocoyo. Certo, sì, ho capito. Vuoi che battano le mani a ritmo mentre danzi? Sì, Pocoyo. Sembra proprio che Ellie sia triste. Perché non vai un po' a vedere che cos'ha che non va? Credo che Ellie voglia sapere perché non vuoi ballare con lei, Pocoyo. Troppo severa. Vedi, il fatto è, Ellie, che i tuoi amici non vogliono ballare se non per divertirsi. Voi che cosa ne dite? Pensate che Ellie debba provarci un'altra volta? Sì! Provaci ancora, Ellie! Ah, hai un nuovo balletto da mostrarci! Che meraviglia! Oh, è meraviglioso! Beh, ora sì che ci divertiamo! Temo che siamo arrivati alla fine. Facciamo un bel applauso? Pronti? Brava! Ciao ciao, alla prossima! Si balla! Ciao Pocoyo! Ciao Pato! Ciao! Guarda! Ciao, Ellie! Pavimento luminoso, giradischi, musica a tutto volume, luci! Fantastico! Si balla! È una discoteca! Forza, Pato! Che ritmo! Fenomenale, Pato! Facciamo tutti un bel applauso per questa spettacolare esibizione di ballo. Che ti prende, Pocoyo? Non ti piace come balla Pato? No! Pato dice che non ti piace come balla perché sei invidioso, Pocoyo. Fantastico! Un numero spettacolare, Pocoyo! Oh oh, Pato sta per farne un altro. Sta diventando una vera e propria gara, ragazzi!
davvero impareggiabile. Che ne dici, Pocoyo? Oh, eccolo di nuovo in pista. E stavolta c'è anche Fred. Insieme! Pocoyo vuole che battiamo le mani. Forza, ragazzi! Tutti insieme! E ora che fai? Non dirmi che stai per lanciarti in un altro ballo, Pato. Oh, Pocoyo pensa di poter fare un ballo ancora più bello. La cosa sta un po' sfuggendo di mano. Ma ora è Ellie a scendere in pista. Ma certo! Ellie ha avuto un'idea. Potete benissimo ballare tutti insieme. Fantastici! Ah, è così che ci si diverte! Alziamoci tutti in piedi e scateniamoci! Forza, ragazzi! E vai col funky! Evviva Ellie! Evviva il ballo che si fa in compagnia! Ciao ciao, alla prossima!